Sono Ernesto Folli, faccio l'agricoltore, conduco un'azienda agricola in provincia di Cremona, in Lombardia. È un'azienda che ha avuto da secoli un indirizzo molto tradizionale, quindi zootecnia da latte in particolare e poi cerealicoltura, in parte per il mercato, in parte per l'alimentazione delle vacche da latte della stalla. Nel 2009, dopo 2 anni di gite anche in Europa per vedere altre realtà già iniziate, altre esperienze, ho realizzato un impianto di biogas da 1 megawatt come taglia che utilizza tutti i liquami provenienti dall'azienda, quindi ho fatto un grosso intervento anche di ristrutturazione della stalla per poter avere un flusso continuo di liquami che entra nell'impianto di digestione e poi sottoprodotti e altri cereali che provengono dall'azienda. Diciamo che la scelta di realizzare questo impianto è stata una scelta che ormai siamo dopo 7 anni dal primo impianto, e poi nel 2012 ne ho realizzato un secondo, una scelta, dicevo, che ha rivoluzionato completamente la mia azienda, non tanto come indirizzo produttivo ma sicuramente come gestione complessiva dell'azienda, sia per quanto riguarda l'alimentazione ma poi anche per l'ordinamento culturale, quindi l'introduzione di doppia coltivazione. Siamo passati da un 10% di doppia coltivazione, oggi superiamo il 70% dell'azienda a doppia coltivazione e anche dal punto di vista agronomico, per l'utilizzo, la possibilità di utilizzare il digestato che proviene dall'impianto come fertilizzante, quindi è molto importante poterlo valorizzare anche con tecniche dal punto di vista della meccanica agraria innovative che ci creano minima lavorazione dei terreni, miglioramento della fertilità del terreno e soprattutto poi migliore produttività dell'azienda.